Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati nel mio canale. Anche se la scuola è iniziata da un po' di giorni, ci tenevo a farvi vedere delle idee che ho trovato su Pinterest per scrivere dei titoli particolari nelle nostre copertine dei quaderni e che appunto vanno ad evidenziare la materia di cui il quaderno si occuperà. Questi titoli e questo tipo di scrittura potete utilizzarli anche magari se volete decorare maggiormente i vostri appunti per renderli magari più colorati e per rendere magari lo studio un po' meno faticoso e noioso. Questo video è in collaborazione con Marian Channel, anche lei farà un video sul Back to School e mi raccomando come sempre andate a vedere il suo canale, vi lascio il link nell'info box. Quindi partiamo subito e vi mostro come realizzare dei titoli particolari e colorati per i vostri quaderni. La prima idea è molto semplice, non è altro che un nastro che viene utilizzato molto spesso anche nel bullet journal, nel quale poi andremo ad inserire il nome della materia a cui sarà dedicato il quaderno e sotto possiamo scrivere o il nome del professore o anche il nostro nome. La seconda idea è sempre sullo stesso stile e quindi è sempre un nastro, però è più curvo e appunto possiamo sempre al centro mettere il nome della materia del quaderno e sotto o sopra il nome del professore. La terza idea è completamente diversa e ricorda un po' i festoni delle feste. È una scrittura diversa dal normale, quindi più diciamo in grassetto, e poi facciamo delle lineette come se ci fosse appunto una freccia che trafigge la scritta e sotto ci attacchiamo un festone nel quale poi sotto forma di una bandierina scriveremo il nome del professore o sempre il nostro nome. La quarta idea che vi propongo è sempre sotto forma di freccia, però scriveremo sopra in maniera sempre magari più grossa la scritta e sotto anche in questo caso però a forma di bandierine il nome del nostro professore. Ovviamente i nomi dei professori sono inventati perché non penso che ci sia un professore che si chiama Gatto, però infatti dopo non mi vengono più in mente dei nomi e scriverò solamente prof puntini puntini perché ho esaurito le idee. La quinta idea è per un quaderno di musica e quindi andiamo a scrivere semplicemente musica e sotto magari evidenziamo con una riga. Nel sesto caso, magari per utilizzare la scritta per il quaderno di francese, usiamo appunto un corsivo, insomma, più elegante, proprio perché ricordi insomma un po' la lingua francese. La settima idea è per il quaderno di arte e qui ci possiamo veramente sbizzarrire anche a creare delle icone appunto che ci ricordano un po' l'arte e io farò un punto esclamativo a forma di pennello. Per quanto riguarda invece l'ottava idea e quindi scriviamo motoria, possiamo utilizzare un flag che poi andremo ad evidenziare con i trattini. La nona idea è per il quaderno di tecnica e possiamo utilizzare, sempre come abbiamo fatto per arte, delle squadrette e una riga appunto per andare ad evidenziare che si tratta del quaderno di tecnica. E sotto appunto nella riga mettere il nome del professore. L'ultima idea, la decima, è per il quaderno di storia in questo caso e io ho pensato di utilizzare una come se fosse un'insegna di un negozio, mi dà un po' l'idea del medioevo e quindi ci stava benissimo con la storia. Fatto questo ci possiamo sbizzarrire come vogliamo a colorare tutti quanti i nostri titoli con i vari colori, magari possiamo anche evidenziare con magari dei colori a matita oppure ripassare i contorni e le lettere con i pennarelli.
Possiamo anche, se vogliamo, farli direttamente, non a matita, quindi direttamente col pennarello, oppure possiamo, una volta che abbiamo finito, cancellare le tracce della matita se non ci piace, ovviamente stando attenti a non cancellare o comunque a ripassare poi il colore a matita che è venuto via. Fatemi sapere qual è la scritta che più vi è piaciuta, fatemi sapere se magari anche voi decorate il vostro quaderno o magari i vostri appunti. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi per non perdere gli altri video, lasciatemi tanti mi piace. Io vi mando un grosso bacio, ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!